te lo dimenticare. Oggi è San Valentino. Corri a prendere un regalo per la tua moglie, se no ti fa più volare. Te lo dico io, te lo dico. Buongiorno, buonasera pilota, a seconda di quando vedi o vedrai questo video. Oggi San Valentino, 14 di febbraio 2020. Rieccomi con un El Caffè. Era un po' di giorni che non facevo l'El Caffè, effettivamente. Mi scuso, ho avuto un po' di vicissitudini, ma è normale, questo è quello che succede quando una persona viene pagata milioni di euro, milioni di dollari dalla Eagle Dynamics, dalla Lamina Research, insomma, per fare questi video. Quindi dovete sapere che io bisogna che mi vada a godere tutti i soldi che mi danno, eccetera, eccetera. Quindi non ho tempo per fare questi video, insomma, così. Oggi puntata un po' particolare, puntata di San Valentino, parliamo di alcune novità, soprattutto sul canale L'Oreal. Allora, cominciamo subito dal notare che ho allargato tutti i social che ci sono qui, ma voglio andare con ordine. La parte più importante di cui voglio parlare oggi è il fatto che finalmente il canale L'Oreal si dota di un mega server dove puoi volare tranquillamente senza che nessuno ti dica niente. Sarebbe meglio però che tu entrassi nel gruppo Discord, almeno ci possiamo un po' parlare, un po' sentire e capire, insomma, chi sei, chi non sei. Ti dico che già attualmente nel gruppo Discord L'Oreal siamo in più di 200, quindi che voliamo, siamo una manciata, però lo vedi da tutti gli arrays che ho fatto. Anzi, ti lascio qui il link in descrizione, così puoi tranquillamente vederlo com'è un arrays. Non è soltanto l'attività dell'arrays che facciamo, ma è, diciamo, un tutto, un di più. Allora, questo server lo puoi trovare per DCS come digitando nella ricerca dei server online il multiplayer. Fondamentalmente ci scrivi L'Oreal Zeus e quindi trovi subito il server dedicato L'Oreal. Allora, si chiama L'Oreal Zeus perché? Perché Zeus mi ha dato una mano, un altro uomo volante come me che avrai sentito in qualche gameplay che ho fatto e che ha voluto insieme a me imbarcarsi su questo server. Ci crediamo, quindi il server porta il mio nome e il suo nome. E quindi vieni, provalo, divertiti e se ti piace rimani. Come dico sempre io, non siamo gelosi, nel senso che se fai parte di un altro gruppo di volo, se fai parte, per noi non è un problema, se entri, esci, se per un po' non ti si vede, non c'è un problema. È nato questo server, così come è nato il gruppo Discord, perché? Perché volevo riunire un po' tutte quelle persone. Vuoi che sono un po' le prime armi, vuoi che non si sentono di entrare in un vero e proprio gruppo di volo e che vogliono comunque cimentarsi e capire un po' di cose insieme agli altri. E quindi è proprio un luogo dove tutti noi esseri volanti possiamo accedere per svolazzare un po'. Ok, in compagnia, assolutamente in compagnia. Devo dire che questo progetto, nato un po' così, veramente l'ho visto letteralmente decollare. Non credevo di arrivare a così tanti iscritti nel gruppo Discord e sono molto contento e ripeto, il gruppo Discord è legato oramai a questo server che è online 24 ore su 24. Scusa. Tu sai che L'Oreal Caffè non taglia mai niente, io non taglio mai niente L'Oreal Caffè. Comunque ti dicevo, è attivo 24 ore su 24 e puoi veramente volare anche se per adesso non abbiamo messo alcuna password. Probabilmente presto la metteremo, insomma vediamo un po' come va, come non va la cosa. Comunque per adesso non c'è nessuna password, puoi entrare tranquillamente e farti un volo anche con noi. Ripeto, meglio se entri anche in voce, anche in canale, diciamo così, audio, attraverso appunto il Discord L'Oreal. Cerchi L'Oreal oppure guardi qui sotto a questo video, troverai appunto il link al server e al canale Discord L'Oreal.
Un'altra cosa importante, se non te la senti di entrare nel gruppo Discord, se non te la senti di entrare nel server di CS, eccetera, eccetera, non ti preoccupare, puoi anche vedere in via del tutto preventiva tutte quelle che sono le attività di Loreair, come attraverso il nuovo canale Twitch. Ora, allora, io ancora non sono esperto con Twitch, ho imparato praticamente ieri a fare uno streaming, anche perché fino a ieri avevo una connessione telefonica che non era proprio il massimo, ma avete visto da questo video che posto qua che ho rimesso a posto un po' i cavi proprio perché ho cambiato l'operatore telefonico. Quindi adesso posso streamare tranquillamente, devo capire ancora come si fa, quindi tante menatine, tante cosine carine, belline, tanti effetti grafici ancora non ci sono. Ci saranno, piano piano imparo anche io, quando ho tempo riesco a cimentarmi anche su queste cose, quindi avrai pazienza se ancora il canale Twitch Loreair è ancora un po' alle prime armi, c'è gente molto più brava di me, però ripeto, iscriviti e guarda le mie dirette, oppure anche in differita, so che su Twitch, se non sbaglio, è possibile anche questo, e poi casomai valuta se volare con noi oppure no. Ripeto, non importa se fai parte di altri stormi, di altre situazioni, anzi saluto tutti i gruppi volo che ci sono, dalla pattuglia acrobatica italiana, insomma le frecce tricolori virtuali, insomma tutti i vari gruppi che ci possono essere in giro, che li conosco tutti, adesso mi viene in mente anche un nome, però insomma sono tutti ganzi, vale la pena andarci, e non è che io mi voglio sostituire a qualsiasi altro gruppo di volo, no, è proprio uno spazio per coloro che seguono questo canale e che vogliono volare un pochino in tranquillità. Poi ho incrementato i podcast, allora sto cercando di mettere tutti questi Air Café, compreso quello che vedi adesso, sul podcast. Il podcast lo puoi trovare su tutte le piattaforme principali, allora c'è appunto Spotify, poi c'è iTunes Podcast, Google Podcast, Anchor Podcast, insomma ce ne sono un botto di questi podcast, li sto mettendo tutti, ho trovato Anchor che in un certo senso li fa andare dappertutto, quindi io mi immagino, no, te che sei hai appena visto che è uscito un video, un Air Café Loreair, e dici porco cane, mi garberebbe tanto sentirlo ma devo andare al lavoro, niente, fai prestissimo, vai su Spotify, iTunes, Google Podcast, così cerchi Loreair e ti viene fuori e ascolti l'ultima puntata, compresa quella che stai sentendo in questo momento. Oppure sei capitato dal podcast, vuoi sapere dov'è il canale YouTube? Bene, sulla descrizione dei podcast puoi cliccare e andarti a vedere anche questo video qua di cui sto parlando. Quindi supporto molte più piattaforme e questo mi fa veramente tantissimo piacere, perché penso che il podcast soprattutto sia un po' il futuro dei social media, insomma si ritorna un po' al periodo della radio. Io ho fatto radio, ma questa è una storia che prima o poi vi racconterò, e quindi insomma a me piace tantissimo il podcast in generale, anche come concetto diciamo così di trasmissione radiofonica, mi piace tantissimo. E così poi come dicevo ancora, il gruppo Discord va molto bene, ripeto, mi piacerebbe veramente entrare in collegamento con te. C'è da dire una cosa, qualche persona potrebbe dire ma adesso che vai su Twitch sarai meno su YouTube. No, non è così, perché comunque continuerò a fare i miei tutorial come so fare, con il metodo, il modo che mi caratterizza. Ti invito a seguire anche gli altri di canali riguardanti il volo, non sono tanti, però tutto ciò che riguarda il volo e che riguarda quelle poche persone che come me si mettono lì
e hanno voglia un po' di fare, di vedere cose insieme, di volare, di capire anche quelle che sono le tecniche del volo, insomma, iscriviti a tutti questi canali, perché è importante per fare capire al mondo intero che esistiamo, eh? E poi se ti va di passare dal virtuale al reale, sai che ci sono le mie reunion che, come vedi in questo video qui, insomma, sono venute bene, secondo me ci siamo divertiti un sacco. Bene, questo è un po' una introduzione è un ritorno, no, dei miei Air Caffè, perché voglio di nuovo ritornare a farne un po' di più e mantenere questa cadenza di 1, 2, 3 video al massimo alla settimana, perché mi piace avere un contatto con te, perché il panorama di X-Plane, di CS, ma anche di Flight Simulator sta diventando sempre più interessante, ci sono notizie ogni giorno, e quindi io veramente ti invito a iscriverti a tutta questa roba qua. Ultimissima cosa, come vedi c'è anche la possibilità di dare un contributo. Allora, a me non è che piace fare l'elemosina, non voglio. Il server Lore Air comunque è un server che costa. Io non voglio guadagnarci niente, però insomma, per mantenerlo su, una piccola donazione può essere utile, appunto, per tenerlo in vita, questo server, che dà la possibilità a tanti di volare, anche dei ragazzi giovani che non si possono permettere insomma, grandi cose, casomai hanno uno o due velivoli, e insomma avere un posto dove puoi trovare il tuo aereo, perché li ho messi tutti in modo proprio da dare la possibilità a tutti di volare, è fondamentale. È chiaro che tutta sta roba ha un costo, quindi dai una mano a me, a Zeus, a tenerlo su il più possibile. Adesso siamo al secondo mese, quindi insomma vediamo un po' come sta andando, e quindi insomma io ti ringrazio per tue donazioni. Non importano grandi cifre, milioni di euro, poi se vuoi dare milioni di euro, insomma, parliamone, io li prendo anche volentieri, ma voglio dire, trovi i miei caffè interessanti, trovi quello che faccio interessante, bene, offrimi un caffè, un euro, va bene, con PayPal, e intanto io li giro tutti sul server, perché voglio che questa esperienza vada avanti. Non mi piace chiedere i soldi, su questo è poco ma sicuro, però insomma, ripeto, serve per il server. Quindi, oltre a fare un regalino a tua moglie, perché oggi è San Valentino, pensa anche che serve il server Lore. Anche per oggi è tutto, mi raccomando, iscriverti al canale. Happy Landings by Eli. Ciao, alla prossima!